Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale Lampinuvole, sezione fotovoltaico che passione. Non so se vi ricordate il mio inverter, abbiamo fatto un aggiornamento da poco al nostro generatore di energia. Mi sono accorto che durante il montaggio e smontaggio una delle due ventole, questa qua dove c'è il segno 24 volt, non mi funzionava, mentre l'altra sì. Ora smontiamo le due viti, quelle dal lato superiore da questo lato e quelle dall'altro lato, questa è qua di sopra, e togliamo il coperchio e diamo un'occhiata. Sembra tutto a posto, l'unica cosa è che questa qua gira in maniera dura, mentre questa gira, quella che funziona gira, è molto più lenta. Ora provo a smontarla, gli do una pulita e vediamo se parte. Queste due viti e smontiamo la ventola. La ventola smontata, queste sono le caratteristiche, è una ventola a 12 volt. Probabilmente ne ho una a casa di ricambio, non so se di questa dimensione, sembra abbastanza robusta. Il filo è integro e andava qua. Se avete visto, io l'ho tirato via e questo è il filo del secondo, la seconda ventola, che funziona benissimo. Provo a dargli una ripulita e la rimonto, vediamo come va. L'ho smontata, sembra molto dura, provo ancora a smontarla ancora e vediamo come va. Ragazzi, ecco qua in funzione, ne avevo a casa due più piccole, una l'ho montata qua e una l'ho montata qua. Vedete, da qua aspira da questi piccoli fori, spinge l'aria sotto la piattaforma. E migliora il raffreddamento. Naturalmente è più piccola, ma ne ho messo due, quindi dovrebbe, diciamo, arrivare allo stesso risultato. Sta funzionando perfettamente, rimetterò il coperchio e lo riposiziono al suo posto. Ciao a tutti ragazzi, continuateci a seguire nella sezione fotovoltaico che passione, iscrivetevi al canale, restate aggiornati.